Questa è la terza volta che provo a fare il video, dovrebbe venire bene. Ciao a tutti, ora leggo la storia Il draghetto e il regalo di compleanno. La prima è Il draghetto cercatata. Se lo volete ascoltare potete andare sul mio canale YouTube Chiara Taioli oppure su Amazon potete acquistarla e potete anche regalarla a qualcuno come storia. È una storia che parla di un draghetto, la prima, che cerca la tata e poi alla fine ci sarà una sorpresa. Questa invece è il draghetto che riceve un regalo di compleanno. La storia è mia, che sono Chiara Taioli. Draghetto, è arrivato il regalo di compleanno del nonno, disse la mamma. Tanti auguri al mio adorato nipotino Sputafuoco. Quando ci saprai andare, ti porto a discese impossibili a sfidare il Velociraptor, il nonno dragone. Draghetto era talmente contento di andare alle discese impossibili che gli occhi brillarono e volò al soffitto. Cos'è, cos'è, cos'è? Era impaziente di aprire il regalo. Draghetto, calmati o lo brucerai, disse la mamma che lo aiutò ad aprirlo. Quando lo aprì, non mi piace, non la volevo, uffa. Draghetto ritornò con le zampe per terra. Mamma, non mi serve la bicicletta, io so volare. Draghetto non ci sapeva andare senza rotelle ed aveva una gran paura di cadere. Tesoro, quando avrai imparato ti piacerà, ne sono sicura, disse la mamma. Il tato portò Draghetto al parco con la bicicletta nuova. Draghetto salì sulla bicicletta. Però la sella è scomoda. Prima di poggiare le zampe sui pedali, non ci riesco. Draghetto era immobile e la bicicletta non si muoveva né avanti né indietro. Non funziona, non si muove. Tato, la bicicletta è rotta. Il tato provò a fare un giro. La bicicletta funzionava benissimo, ma il draghetto non sapeva come pedalare. Draghetto, metti una zampa su un pedale e una zampa sull'altro pedale. E guarda avanti, gli suggerì il tato. Draghetto provò a fare come gli diceva il tato. La bicicletta avanzò di 10 passi di formica e si fermò. Non ci riesco. Draghetto era sfiduciato. A che serve andare in bicicletta? Uffa! Sbuffò fuoco dalle narici come un treno a vapore. Il tato tenne in piedi la bicicletta e Draghetto riprovò a pedalare. Ecco, vedi, non ci riesco, non sono capace, non imparerò mai, disse Draghetto che non riusciva a pedalare. Quando due pulcini in bicicletta lo superarono, se lo fanno loro, lo posso fare anch'io, pensò Draghetto che risalì in bicicletta. La bicicletta prese velocità. Draghetto sembrava aver capito come pedalare. Tato, tato, guarda, so andare in bicicletta, era eccitato. Draghetto, guarda avanti, gli gridò il tato. Draghetto, che si era girato a guardare il tato, non vide quando una rana salterina balzò sulla strada. Si spaventò, la bicicletta andò a zigzag, non riuscì a fermarla, passò sopra i sassi rotanti, le zampe scivolarono.